Ciao ragazzi, siamo appena arrivati in pesca. Adesso dove vogliamo pescare c'è altra gente che sta pescando, quindi ci hanno detto che restano ancora un'oretta, quindi nel frattempo ne approfittiamo per prepararci tutta la roba e ovviamente ragazzi per caricare la roba, perché noi, siccome è un periodo dove siamo un po' in ferie, non abbiamo avuto il tempo di caricare niente, quindi eccolo qui. Quindi abbiamo pitturato il mio appartamento, perché noi le ferie non le facciamo. È stato massacrante. E ragazzi, carichiamo tutto. Facciamo vedere un po' la power station all'opera. Okay. Scusate, la mano ferma. Ok, qua si è acceso, sì. Mi dice già che sto consumando 28, no, 3 giorni rimane in carica così, pensati. 2 giorni, un giorno, siamo all'88%, non è che caricata tutta. 3 watt stanno uscendo di potenza, di output, quindi niente. Boh, qua sono accese. Vedete ragazzi, stanno creando i microfoni. Questa lampeggia. Mia. Ok, dopo mettiamo l'iPhone che si ricarica e se vuoi farti la doccia attacchi il phone qua. Esatto. Boh, perfetto, questa è fatta. Preparo la pastura. Allora, io come al solito ho già finito e invece Cri è ancora qua. Cosa stai facendo? Stavolta me le metto ragazzi. Stavolta si mette le scarpine perché sì, l'ultima basta. Volta ha no. Capito che no, perché non si scherza. Cioè, da quella volta scarpe a ginnastica. Sì, però ragazzi, trovate qualcosa sotto, fate male lo stesso. Queste invece sono fatte apposta per camminare e oltretutto sono anche impermeabili. Quindi il Cri ha deciso di mettersi le scarpine adesso ogni volta, quelle serie, perché non ho voglia di piantarmi con le sentieri ossi, rametti o sassetti. Quindi ragazzi, scarpe! Scarpe per Cri! Però datti una mossa perché sei sempre l'ultimo. Lo so. Vabbè.
Ciao ragazzi! No! Ciao ragazzi, mio, bentornati su Grimace tuo. Ciao Oscar, ci vuoi a fregare l'intro. Ok, ok, hai ragione. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, bentornati su Grimace Car Fishing. Allora, come già detto nella prima clip che avete visto, è stata una settimana un po' impegnativa perché Cri mi ha aiutato a pitturare tutto l'appartamento mio, abbiamo fatto dei piccoli lavori in casa, appunto. Perché noi in ferie ci riposiamo. Esatto, esatto. Facciamo tutto quello che nelle normali settimane di lavoro non riusciamo a fare, quindi ferie toste. Comunque non saremo gli unici, tanti di voi avranno pitturato l'appartamento. Comunque, detto questo, una sessione comunque ce la dobbiamo fare in settimana, perché se no serve per staccare. Esatto. Quindi anche di qualche ora, ma ragazzi, sì, noi serve proprio per rilassarci. Non facciamo la notte stasera, perché comunque, anche se non è che facendo video uno ci si rilassa proprio. Sì, però, dai, però siamo, diciamo, fuori di casa, dai, siamo fuori di casa, non siamo a lavorare, quindi non facciamo la notte stasera. Siamo su un posto che avete già visto nei video precedenti e niente, qualche ora siamo già al tramonto, le canne siamo riusciti a calarle in tempo, abbiamo aspettato che la famiglia col papà e i due fratelli andassero via per correttezza, noi volevamo pescare sopra mentre stavano pescando loro, quindi ci siamo fatti le nostre cose. Perché ci hanno detto che restavano qui una torretta, altrimenti esatto, avremmo trovato un altro posto, ci hanno detto ragazzi state pure, ma noi finché non se ne sono andati abbiamo preferito non calare le canne per correttezza, anzi li salutiamo. Incalata, potrebbe essere un'alga. Detto questo ragazzi, canne in acqua, pasturato, io ho fatto una variante, stasera ve lo spiego dopo, Cri invece normale, solito, io ho voluto provare una cosa nuova, magari mi danno del matto Cri, però se partono le mie canne stasera magari non risica, esatto. Bene, vi lasciamo con qualche piccola immagine e ci aggiorniamo più tardi con qualche speriamo qualche carpa. Ragazzi, se no vi spiego come ho fatto la mia pasturazione stasera. Vai! Allora ragazzi, ne approfitto adesso un attimo finché c'è ancora un po' di luce, perché ci siamo sistemati adesso con tutto, per parlarvi dell'altro acquisto che abbiamo fatto oltre alle canne. Abbiamo preso anche i mulinelli della Sonic, i Dominator XRS Pro. Allora, abbiamo aspettato un po' prima di parlarvi di questi mulinelli, ma semplicemente perché ragazzi volevamo un po' provarli prima, testarli, perché se dobbiamo darvi un parere preferiamo darvelo sincero e reale, non perché siamo dei professionisti, ma perché appunto preferiamo provarla bene una cosa prima di dirvi sì ci troviamo bene, no ci troviamo male. Dopo un po' che li utilizziamo ragazzi possiamo dirvi che sono dei mulinelli veramente buoni. Allora adesso vi spiego perché la scelta è stata su questo mulinello, perché allora intanto il mulinello è un mulinello compatto, non è un mulinello grande, tipo un 14.000 della Shimano, è un mulinellino molto compatto di per sé, è un 8.000, 6 cuscinetti più in acciaio e anche se non sembra, riesce ad imbobinare 475 metri dello 0,40. Sono veramente tanti metri di filo, se guardiamo il mulinello, ok? E questo è stato uno dei motivi per cui abbiamo scelto questo mulinello. Un attimo ragazzi, no, ok, tutto a posto. Perché appunto avere un mulinello piccolo compatto che abbia la possibilità di avere una capienza di filo così a noi faceva comodo. Ci è capitato a bagagiolo con i vecchi mulinelli di Max, arrivavamo a calare in fondo a 200 volti metri e non c'era molto in bobina, quindi questo è stato il motivo per cui abbiamo fatto questa scelta. Momentaneamente abbiamo imbobinato la treccia della corda e successivamente stiamo pensando di prendere altre tre bobine per mettere ovviamente anche il nylon, quindi metteremo anche il monofilo dello 0,40 ovviamente. Però ragazzi ci troviamo veramente molto bene, sono leggerissimi, ovviamente con l'accoppiata delle canne vanno cascano a pennello e basta ragazzi, per ora ci troviamo bene e speriamo di utilizzarli il più possibile in maniera da sfruttare bene tutto il potenziale di questo mulinello. Torniamo in pesca. Allora ragazzi, mentre mangiamo i nostri Sakebow
E vabbè, vi spiego un attimo come sto pescando a livello di righe ed esche, poi dopo vi spiego bene che cosa sto usando per pasturare. Rig semplici, un combi rig e un classico air rig, e pomino di neve, quindi delle link del 20 affondanti con delle pop-up pine nana del 12-15, se non mi sbaglio, 15. E quindi stasera non vado di pallina singola bilanciata come mi avete già visto fare, ma vado di omino di neve. Cri, tu? La stessa cosa, ragazzi. Stasera sto pescando con gli omini di neve, sto usando le Essential Cell e le nuove tamboline. Quali? Di Mainline. Le... Non ti ho visto innescarle, scusa. Dopo ve le mostro, ragazzi. Ti ricordi niente, Cri? Mi ricordo più... Ma quali sono, le Clones? Sì, le Clones, bravo. Ah, ok, ok. Poi faccio vedere meglio i barattolini, ragazzi. E ripeto, anch'io omino di neve, combi rig. E ho fatto uno stringhettino, sempre con delle Essential Cell. E ho pasturato qualche boilers così vicino allo spot. Niente di più, perché non credo serva a questo punto fare una grande pasturazione. Sono delle alghe, ragazzi, che sentite. Quindi niente, adesso vediamo un po' se si muove qualcosa così e poi eventualmente capiremo se agire in maniera diversa. Esatto. Finiamo di mangiare e poi vi spiego come sto pasturando, ragazzi. Bene, vi spiego come sto pasturando. Sembrerà strano, lo so, però ho voluto fare sta prova. Mentre tempo addietro abbiamo provato a pasturare con delle palle di Method, oggi ho voluto provare un attimo a pasturare diversamente, non solo con le palline o col Method, ma ho provato a pasturare con delle palle di fioccato con dentro delle boilers sbriciolate. So benissimo che in fiume pasturare col fioccato si rischia che vada via, però le ho fatte veramente belle pressate come palle e per appesantirlo un po' dentro ci ho messo anche un sasso. Qua sulla sponda ce n'è qualcuno, quindi le ho fatte pesanti in modo che mi caschino subito sul fondale, e ho provato qui a riva a lanciarne uno o due, restano ben intatte. Ora ovviamente le ho lanciate più in fuori rispetto alla prova che ho fatto sotto riva, quindi probabilmente si spaccheranno anche qualcuna, però sto pasturando non solo sull'innesco, ma ho fatto una pasturazione molto più larga. Dopo ci ho anche messo qualche boilers ovviamente del 20 qua e là, in modo da avere comunque un richiamo se il fioccato dovesse andare via. Non ho mai provato, perché appunto la paura che andasse via con la corrente la pastura c'è sempre stata, però ho visto fare questa cosa e ho voluto riprovarla. Può essere una cavolata, lo so, però ragazzi, sapete che a noi ci piace sperimentare e provarle tutte, anche perché non facciamo giornata o notte secca, quindi... ho pensato che magari col fioccato sì, mi attiro sotto qualche minutaglia, qualche pesce bianco, però se lancio un bel po' di palle mi creo un bel fondo di pastura, ho pensato. Vediamo, magari vengo smentito subito, le prende solo Cri, oppure partono sulle mie e allora vuol dire che qualcosa di buono l'ho fatto. È un tentativo, ragazzi, speriamo che porti i suoi frutti. Sono fiducioso comunque, perché palline sparse un po' intorno ce n'è, però voglio proprio vedere se col fioccato si attira qualcosa in più. E basta, speriamo che questa prova dia i suoi frutti. Ovviamente ho bagnato tutto il fioccato con l'acqua del fiume e ho messo lo Smart Liquid al pesce, perché sto pescando col pesce comunque, e quindi è venuto fuori un bel impasto molto schiacciato con dentro questo sasso dentro, e le palle sembravano perfette anche al lancio, quindi non mi resta che incrociare le dita. Allora, sto togliendo una bobina sui Dominator perché voglio vedere se ci sta, ragazzi, dentro una cosa che abbiamo preso io e Max. Oggi sono passato all'esca e mi sono fermato a prendere due cose che avevamo ordinato. Ve le faccio vedere al volo. La spool case, ragazzi, per le bobine. Il secchiello, quello di corda dove c'è il pernetto per mettere le bobine di filo, per imbobinarle anche in sessione, e poi da qualche parte li avevo qui, quelli qui
che siamo presi anche i fili nuovi, touchdown e subline. Vi spiegheremo successivamente perché abbiamo preso questi due tipi di lenze e ovviamente daremo un senso anche a questo secchiello, che ve lo faremo vedere ovviamente in un altro video. Adesso quello che volevo fare è vedere se appunto la bobina ci sta all'interno della spool case, che comunque ragazzi fanno di due misure, mi sembra, una più grande e una più piccola. Questa dovrebbe essere quella più piccola. Adesso vediamo. Bella camouflage. Ok, perfetto, la bobina ci sta, ottimo. Max, ok, andata. Perfetto ragazzi, questo era quello che volevo vedere. Detto questo, una falena sulla testa, ci ho avuto 2 secondi, ok, perfetto, andata via. Quindi ragazzi, vi faremo vedere comunque in un prossimo video che imbobiniamo le lenze, i fili insomma, nei mulinelli con l'aiuto dello secchiello, perché ci è capitato già più di qualche volta di doverlo fare in sessione e ovviamente sì, filo per terra con l'acqua un po' impacciati così, abbiamo visto che corda lo fa diciamo già di serie così, quindi già comodo, quindi per quello abbiamo voluto prendere queste cose. Ne approfitto ragazzi, visto che ce l'ho qui, per mostrarvi questa qua, siccome nel video che abbiamo fatto, in uno dei video che abbiamo fatto, ci avevate chiesto che borsa era, cosa serviva e come funzionava, e poi anche tramite Instagram ci avevate chiesto info. Questa ragazzi è la borsa per i Go, è specifica per i Go, quindi adesso ve la mostro un attimo. Come vedete all'interno ci sono tutti i Go, hanno dei scompartimenti all'interno che si adattano a questi. C'è la confezione da 12 e quella da 6 mi sembra. Quindi ragazzi, ecco, questa è per rispondere un po' alla domanda che ci avevate fatto. E c'è sia camo sia in versione marroncina. Bene, oh. Solita partenza a razzo. Non mi sembrava la partenza di un pesce gatto però qui, Non lo so, sai. Cosa dici? Dici qualcosa. Se vogliamo, perché c'ho anche sto grumo d'alghe qua sotto. Ma senti pesce in canna? Cri? No. No? Ah, peccato. Pure era partita molto bene. Pulito? Vabbè. Peccato. Peccato, peccato. Ok, ci siamo ragazzi. Stavo andando la canna in acqua. Mamma mia. Stavo mangiando 2 Pringles. Cos'è? Che succede? Perché suonano tutte le canne? Pesa però questa, Mamma mia ragazzi, meno male che c'ho il snack. Arrivo. Bar. Dov'è il guadino? Da te. Dove? Da te. Oh signor. Arrabbiatissima, Cri. Arrabbiatissima. Ci siamo ragazzi, un attimo. Sì. Qua ho tanto da dire ragazzi, ve lo dico. Qua ho tanto da dire. Ma c'è sta canna che sta suonando, Cri. Sì, e se non sei stato tu a dargli una botta. Ho visto la canna che ha ricevuto una botta violenta. Che non ci sia il branco in azione. C'è un'alga là. Sì, vabbè. Ma un'alga non dà una botta così. E Max ha tante cose da dire, ragazzi. Ok ragazzi, allora
carpa caduta su omino di neve, come avevo detto prima. Sono contento perché è partita sulle mie, dove ho pasturato, ma dopo andiamo a vedere un attimo il pesce. E intanto Cri, inauguriamo i secchielli. Ma già lavato, perfetto. Ok. Allora, non so come mai, ma mi sono ritrovato con la canna praticamente fuori dal picchetto. Se non c'era il sensore e-snack bar, era in acqua la canna. All'inizio sembrava un pesce gatto, sono sincero. Dopo, ragazzi, ha fatto una tirata pazzesca. Ho detto, bene, qua ci siamo. Allora, sicuramente non è tra le più grandi che popolano il Naviglio, però è caduta sul fioccato. Quindi la rilascio adesso e poi facciamo un attimo una piccola riflessione. Non vuol dire niente, però voglio fare una piccola riflessione. Giusto due foto e poi la rilasciamo. Ok ragazzi, procediamo al rilascio, sempre avendo cura che il pesce se ne vada via tranquillo. E se ne va. Oppala! Bene. Adesso però voglio fare due riflessioni, Cri. Non tanto per il fioccato. Andiamo a farle. Bene. Piccola riflessione che facciamo ogni volta, non voglio fare pipponi mentali o voglio solo dire un attimo la mia. Ammettiamo che il pesce sarebbe abboccato lo stesso, però io stasera ho deciso di pescare in modo diverso dal solito, ovvero fare delle piccole palle di fioccato molto semplice, ovvero fioccato e boilies che sto usando come innesco, sbriciolate, ok? Ho escluso il pellet perché sapevo già di richiamare pesci di disturbo. Ho detto, se metto anche il pellet esagero, viene fuori pesci gatto a manetta. Quindi ho evitato. Ho usato solo fioccato, boilies e smart liquid. Ripeto, non sto parlando che ho inventato l'acqua calda o cose varie, però fatalità è partita sulla mia canna e non su quella di Cri. Adesso magari vengo smentito, ne partono tre su quelle di Christian e il gioco è fatto, ragazzi. Però ci tenevo solamente a farvi vedere stasera come sto pescando. Ma più che altro è un discorso che io e Cri ci stiamo facendo da tanto tempo. Bisogna un po' pensare fuori dagli schemi a volte, ok? Pensare fuori dagli schemi cosa vuol dire? Che ogni tanto fare di testa propria non guasta. Tutto qua. Adesso vi faccio vedere un attimo come sto facendo le palle, ok? Per appesantirle ci butto un sasso dentro, sasso che non fa male perché nel fiume ci sono i sassi. Quindi vado a chiudere. Questo sicuramente si sgretolerà veloce, ok? Ma facendole belle compatte ste palle, mettendoci un sasso dentro, accompagnandole delicatamente tipo bocce, questa mi cade direttamente sul fondo. Quindi anche se si apre subito, però perlomeno qualche centimetro giù così compatto lo fa, anche perché non sto lanciando 50 metri, le accompagno veramente. Basta, non dico più niente perché poi magari sembra quasi che veramente ho inventato chissà che cosa e pescate tutti invece così. Però volevo solo fare questo piccolo appunto, pensare fuori dagli schemi. E si depositano sul filo e la canna suonerà. Guarda che roba. E qua avere una buona treccia, ragazzi, è importante. Ecco perché ci siamo affidati alla treccia corda. E queste sono le alghe. Vai Cri, dagli una bella tagliata a ste alghe. Colpo secco e tranciamo tutte le alghe. Voilà, liberato. Avete visto, ragazzi, cosa vuol dire avere una buona treccia comunque, che in questi casi ci permetta veramente di tagliare tutti questi
banchi d'alghe. E adesso ci rimettiamo in posizione. Bene ragazzi, allora, sono le 11:30, le nostre 5 ore pulite le abbiamo fatte. Allora, ci tengo un attimo a precisare che quello che io volevo dire prima non è che ho scoperto l'oro, l'acqua calda, domani venite qua col fioccato, fate 20 pesci, no. Io volevo solamente dire che a volte usando la propria testa si può, non dico svoltare la sessione, ma si può comunque cambiare un po' le sorti, possiamo dire così. Diciamo che alle volte, ragazzi, pensare con la propria testa, Cri. Sì, quello lo diciamo sempre, però sai, alle volte vai anche in un lago a pescare, ah lì si pesca nel plateau, ah lì si pesca sotto riva. Sì, è vero, è vero. Invece quante volte, ragazzi, è successo che abbiamo provato a cambiare, abbiamo provato altri inneschi. Osi Ponte Molino è un esempio. Osi Ponte Molino, nel lato in cui pescava Max, di solito, da quello che ci dicono, da quello che sentiamo in giro, si pesca sempre sopra il plateau. Invece le tre carpe più belle che sono state fatte in quel video sono state fatte proprio sotto prima il plateau, del plateau. Perché prima. Max, giustamente con il dipper, stavamo guardando, ha visto che il pesce era sotto il plateau, lì c'è il pesce, quindi... Sì, perché dovevo continuare ad andare sul plateau, perché me l'avevano detto, no? Quello è quello che è stato fatto, ragazzi. Questa sera Max ha voluto provare, io non ho voluto provare, ho voluto continuare a pescare. Il vantaggio di essere in due anche, Cri, è che possiamo provare più robe. Perché se mi pesca delle volte, io provo così, tu mai sto così, io provo così. Quindi esatto, esatto. Facciamo molto spesso queste prove. Però è anche vero, quante volte ci davano per matti che usavamo sacchettini in PVA col pellet in fiume? Manca le pop-up. Eppure ragazzi, i pesci li abbiamo fatti. Esatto, ora non è che se ci vedete pescare più col pellet è perché abbiamo capito che non funziona. Perché cambiamo, proviamo. Proviamo un po', alla fine ragazzi la pesca in canale o si va per condizionamento, quindi o si postura preventivamente e noi niente, oppure si arriva in fiume, si arriva in canale e si aspetta che il branco passa. Però a volte pensare fuori dagli schemi potrebbe risultare l'arma vincente. Ripeto, non ho scoperto niente del fioccato, lo fate anche voi sicuramente, però stasera ho deciso di pasturare così, ho eliminato il pellet perché non volevo troppi pesci di disturbo, soprattutto i pesci gatto. E ho detto, provo a fare queste mega palle pesanti che magari mi restano sul fondo. Ovviamente non ho tirato solo sull'innesco, ho fatto un ampio raggio, perché in base alle correnti poi me lo spostano il fioccato. Però certo, ne ho buttato parecchio, capito? Quindi sì, torniamo a precisare sempre che nel naviglio non c'è questa corrente. Sì, sul c'è, polo, ma è molto lieve, 90 ragazzi. Grammi sta in pesca. Quindi ecco, tenendo in considerazione che nel naviglio non c'è questa corrente forte. Se no, fossimo stati in Sile, non l'avrei fatto. Che c'è un'altra, lì sarebbe stato diverso, ma lì cambiano anche gli inneschi, lì cambia completamente tutta la pesca. Devi guardare anche le maree sul Sile. Quindi tutto. Ragazzi, ecco, sostanzialmente quello che noi cerchiamo di consigliarvi è quello di ascoltare i consigli. Ma ogni tanto, ragazzi, qualche cosuccia di testa vostra, provatela. Esatto. Non è detto che sbagliate, non è detto che avete ragione, però ragazzi, se non si prova, non si sa. E esatto, essere tornati a casa dopo una sessione col rimorso, col se lo facevo, mamma, non ho provato lì, magari se provavo lì forse qualcosa cambiava. Provatele le cose sempre, perché magari è quella cosa che veramente vi fa scappottare, quella esatto, cosa che magari vi regala la carpa della vita. Ripeto, magari la prendevo lo stesso, magari, ma fatalità, su quattro canne, anzi, su due canne sue, sulle due mie, lei è andata a mangiare dove c'era comunque del fioccato. Chi lo sa? Diteci anche la vostra, ragazzi, nei commenti. Noi vi salutiamo, tiriamo su tutto adesso che dobbiamo ancora smontare, e ci vediamo nel prossimo video. Dove, come, con chi non lo sappiamo, ragazzi, ma la cosa è certa che Crimax ci sarà. Ciao ragazzi, ciao.